pensavamo di farlo quest'anno, il 16 dicembre, siamo riusciti a mettere sull'albero. Ce l'abbiamo fatta. Anzi, ha fatto tutto mia mamma. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Quando fa così vuole venire in braccio. Obla! Che faccio da cane intelligente. È pronta a dormire. Già sbadiglia. Quanto sei carino. Ho appena finito di filmare un video dove vi mostro tutti i regali che mi ha fatto Revolution Makeup per Natale. Sono bellissime le cose che mi hanno mandato e so che siete molto curiosi di sapere che cosa c'è in queste scatoline. Martedì 18 dicembre, io non sto vloggando per niente, siamo in macchina di mia mamma. Stiamo andando all'Esselunga e mia sorella mi rimprovera perché dice che devo urlare quando faccio i vlog, che non sente bene. Non so se è un problema suo. Stiamo andando a comprare l'Esselunga, che io non ho capito. Il cardo. Ah, ok, il cardo. Perché? Perché a Natale la nostra tradizione prevede il cardo. Ma è il 18, perché stiamo già andando a comprare? Perché mi porto in avanti con il lavoro. Ah, ok, va bene. Comunque io sono vestita come sono andata a dormire, mi sono messa solo il giubbotto, cioè sono vestita uguale, fatto. Il reggiseno l'ho dimenticato, non lo metto da una settimana tipo. Che bello l'inverno, questa è la cosa bella dell'inverno, è che basta che ti metti il giubbotto addosso e il cappotto, giubbotto e non si vede niente, puoi uscire anche in pigiama. Questa è la zucca Delica, ho appena chiesto a Gaia di dirmi quale di queste è castagnose, perché se seguite Silvia Fashions, lei è l'esperta delle zucche castagnose, io non le ho mai assaggiate, adesso voglio assaggiarle, ho chiesto a Gaia di farmi dire quale secondo lei tra di queste è castagnosa. Comunque raga, io amo le calze di Natale, queste hanno pure i pompon, non tiro troppo su i pantaloni perché non voglio spaventarvi con i miei peli, però comunque guardate che belle, io amo le calze di Natale e le metto anche cioè tutto l'anno, però almeno a Natale ho la scusa di poterle usare e sono troppo carine. Allora, vi dico che ho fatto la zucca, ma non era castagnosa e quindi l'ho messa con aglio, cipolla e spezie varie, curcuma, zenzero e cannella, perché era immangiabile, un po' di sale anche, e così è mangiabile. Sto mangiando il mio burger, questi li ho comprati all'Esselunga, dentro hanno quinoa, sono vegani, e carote e zenzero anche. E poi un'insalata di finocchi. Buon appetito! Guardate che figata, c'è nevica di brutto. Sto congelando, ma va tutto bene.
c'è un casino assurdo, c'è un sacco di gente che sta aspettando la fermata ancora adesso. Io mi sono ricordata che c'è Uber a Torino, ho appena chiamato un Uber, non ho mai preso Uber a Torino, non sono mai stata così grata di Uber come in questo momento, perché sono le 8 di sera e sto congelando, sta nevicando. Questa mattina colazione con la granola fatta dalle Basic, dalla mamma Basic e Basic Gaia. È vegana, è avena, cioccolato, fondente, nocciole, noci, mandorle, semi di girasole, semi di sesamo, uvetta, albicocche secche, olio d'oliva. Ed è buonissima, adoro. Ah, e comunque qua dentro ci sono veramente biscotti. Giuro che mi sono svegliata stamattina solo perché sapevo che avrei mangiato questa granola. Perché mi dice di non mettere il campanello rosa, ha un campanello fasullo. Praticamente dentro ho messo la carta in modo che non suoni, giusto per lasciarle il collare e che faccia un minimo di rumore quando arriva, ma proprio minimo, perché lei non si sente per niente. Mi sono arrivati i primi, credo anche unici, regali di Natale di quest'anno da parte di mia sorella e dei miei genitori. Mia sorella me l'ha spedito direttamente da Los Angeles perché lei vive lì. Ricordate quando vi dicevo che volevo la felpa di Freddie Mercury, che non la trovavo da nessuna parte? Bene, guardate che cosa mi hanno regalato. Cioè non si sono manco parlati, non l'hanno manco fatto apposta, e io ovviamente apro tutto prima di Natale. Questa è da parte di mia sorella, che bella, mamma mia, cioè adoro. E questa da parte di mio papà. Guardate che bella questa foto. Sono troppo contenta. Ho appena finito di fare un video per un brand che vedrete non so quando in realtà. Questi giorni sono davvero strani perché ho tanto da fare. Non esco mai di casa purtroppo perché non ho il tempo materiale. Sabato mi sono promessa che andrò al Balloon di Torino, che è un mercatino dell'usato dove ci sono delle cose troppo belle e devo assolutamente andare. Costa anche meno la roba, anche se ne approfittano adesso perché va molto di moda il vintage, e quindi ne approfittano e alzano un po' i prezzi, ma comunque ci sono cose belle vintage. Io ho comprato tutte le camicie che ho belle, quelle super cool, le ho pagate tipo 1 euro, 2 euro, c'è davvero niente. E non bisogna vederla come una cosa da poveraccio, cioè se tu compri al mercato invece che nei grandi negozi non sei uno sfigato, anzi stai supportando e stai aiutando il mondo a essere migliore, perché ricicli vestiti, usi vestiti usati, che non è una cosa brutta che la gente vede male, che alla fine sono usati ma non sono usati da gente che li ha usati fino allo sfinimento, li avrà messi 2-3 volte al massimo. Ho appena ritoccato il colore perché era un po' già smorto come verde, adesso è già un po' più lucente, sono molto contenta di questo colore. Ho fatto le trecce a muzzo, come potete vedere qua tutti i capelli sparati, così domani mattina mi sveglio e ho un po' di capelli mossi. Questa mattina ho voluto fare la colazione con una banana divisa a metà e sopra ho messo il burro d'arachidi, semi di chia, semi di... questi sono di girasole, non mi ricordo, e mandorle. E mi piace troppo come idea, non vedo l'ora di mangiarla. Sono andata a dormire con la voglia di fare colazione. Dai, no, non fare il cretino, siamo al... Balloon. Ok, cosa avete comprato? Niente. Non è vero? No. Io ho comprato qualcosa, ti sembra che io abbia il busto? Hai i bicchieri in mano. Matteo, cosa hai comprato? Te lo compri di te.
La camicia? Non, no, è aspetta, non è per me. Ah, ok, niente. Loro non hanno comprato niente. Io ho comprato due camicette vintage. Adesso vi faccio un giro qui. Voglio comprare qualcosa. Cosa vuoi comprare? Perché c'ho i ciocchi. Io super affarone da Ostu magnifico giubbottone Calvin Klein. Ma quando mi ricapita. Grazie Ostu. Se venite al Balloon dovete andare al banco del mio amico Barone Ostu, perché al banco più bello del Balloon è proprio il top del top. Oh! E poi c'è un altro. Dai, l'altro è facile. Aspetta, no, sta partendo l'altro. Madonna! È Capo Plaza. L'ho visto pure dal vivo. Vabbè, Sfera. E poi l'altro, quello di prima. Capo Plaza. No. No. Non mi ricordo come si chiama, te l'ho ascoltata mille volte sta canzone. Draft God. Ah, Draft God. L'abbiamo appesa in casa. Questo è quello che fa la faida con Salvini. No, è pelato però. Ci siamo quattro ricordi. Matt. No, amico. Jamie Taylor. Bravissimo. Questo sarà difficile per Martina. Non ho mai ascoltato una canzone di Jamie Taylor. Ah beh, Lil Pump. Lil Pump. Lil Pump. Che è? È il mondo del succo. Juice. Poi? World Juice. Juice World. I get those booze. Travis Scott. Vabbè, brava. Questo si sa. Questi li ascoltavo prima che nasceste voi. Zitta. Vabbè, io lo adoro. Come? Lui dici che la fidanzata è bella. Salmo. Raga, ma le gioie. I miei genitori mi hanno comprato il pandoro vegano. Io pensavo fosse il panettone, ma invece è un pandoro. Che bello. Non vedo l'ora di assaggiarlo e farvi sapere se è buono e se ne vale la pena. Però dalla foto sembra... Non è appuntito a stella come il vero, però saprà di pandoro. Raga, sto volando. Ho aperto il frigo e ho visto che mia mamma ha usato uno dei cartoni di Revolution Makeup per metterci dentro la panna da cucina e gli scialatielli. Comunque, ieri ho ritoccato il colore e ho messo una punta di blu. Avevo ancora un po' di Neverland di Arctic Fox e ci ho aggiunto un po' di blu che avevo di Lime Crime e mi piacciono tantissimo. Purtroppo non c'è la luce del sole adesso, quindi non si vedono bene, ma sono belli menta, belli, mi piacciono tantissimo. Sono molto più accesi adesso. Sono contenta quando vengo a portare Demi al parco dei cani perché vedo la gioia in lei. Però almeno ogni tanto corre. Hai comprato il panettone per i cani, cosa? È il suo compleanno, deve festeggiare. Solo che c'è il fango a te. Oh madonna. Perché la gente è scema? Comunque c'è il fango per terra. Infatti Demi si sta riducendo a bestia, però vabbè. È il 25, il compleanno di Demi. Però non l'abbiamo ancora comprato. Io personalmente non l'ho ancora comprato niente per il compleanno. E fa 6 anni. Non ci voglio manco credere che l'ho preso 6 anni fa. Mi sembra ieri. Demi, sei tutta sporca di fango. Ho appena finito di filmare il video con
L'albero di Natale in testa, sto morendo da ridere. È troppo bello il mio albero. Mamma! Vieni! Ti piace? Cosa ne pensi? Marge, Madonna, non sai quanto pesa, mi tirano tutti i capelli. Cosa ci hai messo per farlo così? La bottiglia. Non rimpiango di essere vegana, ma una cosa che mi fa soffrire è non poter mangiare gli struffoli. Gli struffoli? Non sono struffoli! Vabbè, non sono facili. Vabbè, ma sono fatti con le uova. Tu li vorresti, eh? Non c'è neanche il burro, penso. Non vi ho ancora fatto vedere, ecco bene Rose, cosa ho acquistato al Balloon sabato. Questa camicia qui, bellissima, guardate i dettagli. Sì, io sono sempre sporca di swatch di qualcosa. E poi è bella spessa e va benissimo per l'inverno. E vi giuro, la adoro. Appena l'ho vista ho detto, no vabbè, deve essere mia. E credo di averla pagata tipo 3-4 euro. Poi questa qui l'ho presa solo ed esclusivamente per il colore e perché è tipo fatta a bomber, come vedete. Rose, sei comoda? Ed è lo stesso colore dei miei capelli, quindi è troppo figa, non vedo l'ora di farmi una foto con questa camicia. È sempre allo stesso prezzo di questa. Poi il mio amico Federico, al banco al Balloon, mi ha regalato questa salopette, anzi me l'ha imprestata perché io volevo farmi una foto con questa salopette, ma l'ho provata e mi sta così bene che mi sa che la prendo e me la tengo perché è troppo bella. Mi piace anche il taglio, come finisce sotto. E la voglio mettere con un maglione. Mancavi solo tu, Demi? Sì, va bene. State sopra i miei vestiti così. Ok? Ah, è così? Va bene. Tanto comandate sempre voi.